macchina. Devo dire che noi dovremmo considerare le superfici sempre in qualche modo sporche, che disinfettarle con i metodi che conosciamo, con le soluzioni di cloro, con l'alcol etilico. Ora, francamente, mettermi a fare su ogni superficie all'interno di un asilo di un'immensa quel test, mi pare che andiamo a complicare non poco le cose. È chiaro che è diverso se dobbiamo andare a verificare, per esempio, se un sistema di aria condizionata, se all'interno c'è il virus, come facciamo per esempio oggi per le legionelle. In quel caso può avere un significato andare a cercare se c'è o meno la presenza del virus. Francamente, mettermi a tamponare una scuola intera, noi dobbiamo evitare, secondo me, le azioni, però, perché qua purtroppo stiamo esagerando un po'. Noi le misure le abbiamo dette, distanziamento, disinfettare adeguatamente, lavarsi le mani, cioè voglio dire, poi, se no poi andiamo a vedere il modo, dire, finché si tratta di alcuni ambienti va bene. Però Vasili Scalone, perché la prima confusione noi l'abbiamo da voi medici, che siete ogni tanto in contrasto. Ci sono su due cose rapidissimamente. Su gli oggetti che si comprano al supermercato, che si fa, 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 che no, allora, sul lavare la frutta e la verdura non è detto che va lavata. Se mi sono sempre lavata la frutta e la verdura, è evidente che va lavata. Diversa è che io vado a supermercare tutto quello che compro sul supermercato, non lo lavo. Cioè, non lo so, non mi andrà un paradosso. Ma c'è l'uomo con la carta, no? 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 Ma c'è l'uomo con la carta, anche perché lavare tutto è impossibile, ma pensiamo come lo so, i surgelati, per esempio, ora faccio l'ago i surgelati e poi mi ricordo adesso affrontiamo un altro tema, prima di affrontare quello del grandissimo spettacolo, affrontiamo il grande tema anche del mare. Volevo salutare sia la mia, ve li fate vedere per favore, perché Fusi non li vedo sul mio video, così che si sbaglia, sì, dovrebbe esserci il presidente della regione di Venezia, no, lui non è, lui è Michele Miniano, sapete che non è, non è, poi abbiamo Massimiliano Fedigra, che è il presidente della regione di Venezia, Giulia, buonasera presidente, e poi Regione Santelli, presidente di un'altra regione che io amo follemente, che è la regione Calabria. Allora, andiamo subito a parlare di quest'estate e di quello che avverrà il congresso di Sera delle Lacrime, il 4, è dato il 18 maggio, ha dato il 1 giugno, ma non ha parlato di quello che potrebbe accadere quest'estate. Noi parliamo di spiagge, parleremo anche della montagna, naturalmente il presidente del Friuli Venezia Giulia e non solo. Partiamo con le spiagge pugliesi. Ah, che spiagge, mi sono voluto, questi spiagge. Ci mangiano un bocchino.